cominciamo a lavorare. Già ieri dicevo, tocchiamo un altro elemento, l'acqua l'abbiamo un po' sfiorata, quest'anno cominciamo a toccare l'altro elemento, il fuoco, quindi ci parlerà del sole, conoscerlo un pochino più da vicino attraverso le parole, l'esperienza del fisico spaziale, dottor Mirko Pierzanti. Grazie. Buongiorno a tutti. Grazie Caterina per avermi presentato e grazie per avermi fatto parlare, avermi chiamato. È un onore. Allora, oggi, io sono Mirko Pierzanti, prima si fanno le presentazioni, così mi hanno insegnato a scuola. E oggi vi parlerò del sole e soprattutto mi focalizzerò sull'interazione di terra-sole, perché non tutti sanno che il sole, oltre ad emettere la radiazione elettromagnetica, cioè ad emettere luce, emette delle radiazioni particellari che vanno a interagire con il nostro pianeta. Allora, partiamo un po'. Mi metto al sole. Allora, in questa diapositiva io ho inserito colui che è, dalla comunità scientifica, è considerato il padre della fisica solare, che è Galileo Galilei, il quale, come tutti sanno, ha il primo ad aver detto: signori, il sole non è una sfera perfetta come tutti credevano, ma è caratterizzata da avere delle macchie, cioè il sole ha una superficie che è attiva. Il sole non è una cosa statica, ma è una cosa dinamica. Questa, e poi la vedremo in dettaglio, è un esempio di macchia solare. La frase che è sotto è una frase vera, presa da Galileo, e dice: dico bastarmi per ora l'aver dimostrato che le macchie non sono stelle né materie consistenti, né locate lontano dal sole, ma che si producono intorno ad esso con maniera non dissimile a quella delle rugole, delle nuvole e altre fumosità intorno alla Terra. Questo sta a significare che molti pensavano che le macchie solari fossero delle stelle o dei pianeti che ruotassero intorno al Sole, mentre invece non erano dei pianeti, ma erano delle cose che facevano parte del Sole stesso. Principali caratteristiche del Sole: distanza media dalla Terra sono 1,49 milioni di chilometri, raggio equatoriale enorme, quasi 6 milioni di chilometri, una massa che non esiste un numero per definirla perché siamo dell'ordine di 10 alla 30 kg, una densità enorme rispetto a quella della Terra, e poi c'è l'accelerazione di gravità che è 274 metri al secondo. Se pensate che la nostra accelerazione di gravità è 10 metri al secondo, 274 metri al secondo sono un ordine di grandezza superiore. Questo sta a significare che se noi sulla Terra pesiamo 70 kg, sul Sole pesiamo il triplo. Anzi, scusate, 30 volte di più, non il triplo. E poi c'è questa velocità di fuga che è 617 km al secondo. La velocità di fuga è la velocità necessaria ad un corpo per abbandonare il nostro pianeta. Nel senso, quando noi mandiamo, e lo vediamo più o meno prima tutti i giorni, mandiamo dei razzi nello spazio dal nostro pianeta, abbiamo bisogno di una velocità minima affinché quel razzo riesca a uscire dalla nostra atmosfera e entrare in orbita. Pensate che quella della Terra è dell'ordine dei 34 km al secondo, quella del Sole è 617. Periodo di rotazione medio, 25,4 giorni, luminosità eccetera eccetera, temperatura superficiale 5800 Kelvin. Attenzione! Questa è la temperatura sulla superficie del Sole. Adesso vi farò vedere che il Sole non è cioè ci sono vari strati dell'atmosfera solare con una temperatura che varia a seconda dello strato dove ci troviamo. E poi c'è questa qui che è l'inclinazione del piano equatoriale rispetto all'eclittica, che è 7,25 gradi. Questo sta a significare che anche il Sole, come la Terra, non ruota con un asse che è perpendicolare all'orbita che fa, ma ruota con un asse che è leggermente inclinato. Anche il nostro pianeta, l'abbiamo studiato a scuola, ha un asse di rotazione che è leggermente inclinato di 11 gradi rispetto al piano in cui ruota,
anche il Sole fa questo, anche il Sole ruota su se stesso e anche il Sole ruota intorno alla nostra galassia, intorno al centro della nostra galassia. Quindi, come vedete, è tutto in movimento, è la realtà. Allora, struttura del Sole. Prima frase, un viaggio di 100.000 anni. Che vuol dire? Che vuol dire un viaggio di 100.000 anni? Torniamo indietro nel tempo di 100.000 anni? No. Allora, questo qui è il nucleo del Sole. È la parte, è il motore del Sole, è la centrale nucleare del Sole, quella che emette energia. Energia sotto forma di luce, quindi sotto forma di fotoni. Un fotone per uscire dal nucleo ed arrivare in quella che poi vedremo è la corona, quindi la parte più esterna dell'atmosfera solare, ci mette 100.000 anni. Questo a causa della grandissima forza di gravità del Sole e del grandissimo campo magnetico solare che tende a far collassare tutto all'interno. Allora, questo abbiamo detto è il nucleo ed è la regione dove l'idrogeno si fonde con l'elio. La pressione è 300 miliardi di volte quella atmosferica e la materia è allo stato di plasma. Che cos'è il plasma? Il plasma è il quarto stato della materia, che non vi insegnano a scuola, ahimè. E noi sappiamo che gli stati della materia è solido, liquido e gassoso. Poi c'è il plasma. Il plasma è quando abbiamo la materia allo stadio brado, allo stadio iniziale, cioè deve formare da protoni ed elettroni. O meglio, da atomi di idrogeno, che sono essenzialmente protoni, ed elettroni, liberi di muoversi. Ok? E poi la pressione atmosferica è 300 miliardi di volte quella nostra. Questo che sta a significare? Vuol dire che la nostra pressione atmosferica a livello del mare è un'atmosfera, sul Sole è 300 miliardi. Questo sta a significare che se noi fossimo in grado di posarsi, che è impossibile, sulla superficie del Sole, saremmo non delle sottilette di più. Ok? Allora, questa qui, che è la seconda zona, è la zona radiativa, è la zona che avvolge il nucleo e dove l'energia si propaga come onda elettromagnetica, cioè nel nucleo gli atomi si fondono e poi vedremo una breve diapositiva di come avviene questa reazione nucleare. Fondendosi questi atomi emettono energia sotto forma di luce, quindi emettono fotoni, e questa emissione avviene in questa zona che è la zona radiativa. Ovviamente, siccome il Sole non è una cosa vuota, ma è una cosa piena, così come noi quando camminiamo subiamo l'attrito dell'aria, anche i fotoni subiscono l'attrito. Questo significa, per farvi capire, che la velocità della luce dei fotoni nella zona radioattiva non è 300.000 km al secondo, come ci dice Einstein, che quella è la velocità della luce nel vuoto. Qui la velocità della luce è dell'ordine dei centimetri al secondo, cioè i fotoni si muovono con una velocità di centimetri al secondo, cioè praticamente sono quasi immobili, ecco perché ci mettono tutto quel tempo a uscire. E questo è dovuto alla grande forza di gravità e alla grande densità, il grande attrito. Ok? Poi c'è la zona convettiva, che deve il suo nome alla modalità di trasporto di energia. La velocità di risalita del gas va da pochi centimetri al secondo a diversi centimetri, a diversi chilometri al secondo. In questa zona qui la pressione diminuisce, l'attrito diminuisce, il fotone inizia ad aumentare la velocità e allo stesso tempo la forza di gravità diminuisce, il campo magnetico aumenta, queste due forze vanno a compensarsi e cosa succede? C'è questa zona convettiva, cioè c'è una zona in cui alcuni fotoni vogliono uscire, arrivano in superficie e vengono ributtati verso il basso. Allo stesso modo il plasma solare, che è la materia di cui è composto il Sole, tende a uscire, il campo magnetico lo spinge verso il basso e tornano verso il basso. E questa cosa dura in maniera ciclica. Questi cerchietti si chiamano celle di convezione, celle convettive. Queste cose non è che avvengono solo sul Sole, queste cose avvengono anche nella nostra atmosfera. Il modo in cui si trasporta, o la temperatura per esempio dell'aria più alta verso terra e più bassa quando saliamo di quota, si trasforma attraverso un ciclo che si chiama convettivo. L'aria si riscalda a terra, sale, si raffredda, riscende verso il basso, eccetera, eccetera. Allo stesso modo succede sul Sole. Poi c'è la
la meravigliosa fotosfera, che rappresenta la superficie del Sole a noi visibile. Quello che noi vediamo si chiama fotosfera. Noi non vediamo la corona, noi non vediamo non vediamo il nucleo, ma vediamo la fotosfera. Ha uno spessore poco, di soli 500 km, e una temperatura media di 5800 gradi Kelvin. Questa temperatura è quella che all'occhio umano fa vedere il Sole giallo. 5800 gradi Kelvin è quella temperatura tale che il nostro occhio percepisce una lunghezza d'onda del giallo. Okay? Nella parte più esterna, vedete, la densità che prima era altissima, nella parte più esterna della fotosfera diventa 10 alla meno 6 grammi su centimetro cubo. Ci avviciniamo allo spazio esterno. Lo spazio esterno è vuoto. Vuoto vuol dire che le nostre pompe a vuoto, che fanno il vuoto spinto, riescono ad arrivare a 100-150 particelle per centimetro cubo. Nello spazio esterno parliamo di 3-4 particelle per centimetro cubo. Per farvi capire dove siamo noi, se prendiamo un centimetro cubo, quindi un cubetto di un centimetro di volume, di un centimetro cubo di volume, o un centimetro di lato, all'interno ci sono 10 alla 24 particelle. Qui stiamo parlando di 10 alla meno 6 grammi per centimetro cubo, cioè non c'è nulla. La superficie solare, che è quella che a noi ci appare, è granulata. Quello che vedete qui, questa superficie, si chiamano proprio granuli e rappresentano proprio la conseguenza di questo processo convettivo. Il plasma vuole uscire, come l'acqua che bolle nella pentola. Il plasma vuole uscire, arriva in alto e poi viene buttato verso il basso sotto forma di bolle. Queste bolle si chiamano granuli. Ok? E poi c'è la cromosfera, è il strato più interno dell'atmosfera solare, deve il suo nome alla colorazione rossa dovuta all'emissione dell'idrogeno. Questa noi la vediamo, ok, solamente durante un'eclissi. Purtroppo si vede un po' male perché è un po' scura, però durante un'eclissi solare totale, quello che voi vedete intorno al disco è una colorazione rossa, quella è la cromosfera. Il Sole non è che è solo giallo, il Sole è un insieme di tanti colori. Giallo è quello che noi vediamo perché noi, l'uomo umano, percepisce la fotosfera. Quando però viene completamente eclissato, si vede una riga rossa che è dovuta alla cromosfera. E questo è dovuto al fatto che il Sole è essenzialmente formato da idrogeno. Quindi l'idrogeno emette nella radiazione del rosso. Se voi avete le lampade a idrogeno, io le ho viste all'università, le lampade a idrogeno emettono sulla lunghezza d'onda del rosso, è una lampada rossa. Ok, e poi c'è finalmente la corona solare, che è quella che io studio. La corona solare è la parte più esterna e rarefatta dell'atmosfera solare, con una densità che raggiunge, diminuiamo ancora, 10 alla meno 19 grammi su centimetro cubo. La temperatura della corona varia da 10 alla 5 gradi Kelvin sulla fotosfera, per arrivare a 2 milioni di gradi in corona solare, e diminuire. Questo fatto, tipicamente la temperatura, quando noi ci allontaniamo dalla fonte energetica, se voi prendete una fiamma e vi allontanate dalla fiamma, voi percepite meno calore, percepite meno temperatura, ok? Sul Sole accade il contrario, e di questo ancora non ci è capito niente. Che succede? Questa legge vale fino a un certo punto. La temperatura del Sole è molto alta sul nucleo, inizia a diminuire, ok, fino alla cromosfera, poi a un certo punto riaumenta in maniera esplosiva, cioè si passa da 10 alla 5 Kelvin, ok, fino a 1 milione di gradi Kelvin. Riaumenta in maniera incredibile, come se la cromosfera, se la corona solare fosse il trasporto di qualcosa, un qualcosa molto più energetico.